sono un po'. Perché ste luci non mi fanno vedere? Sì, dovresti. Buongiorno a tutti! Oggi top flop dell'ultimo periodo. Come al solito non faccio tutti i top e tutti i flop, ma ve ne parlo così alla buona, insomma, un top, un flop, così, mix. Iniziamo da un top, quindi siamo positivi. Promuovo a pieni voti questi correttori di NARS che ho acquistato più di 2 mesi fa, più o meno, da Sephora. Avevo tipo il 20% di sconto, ne ho approfittato perché volevo provarli. Ne ho comprati prima due, gli intermedi, e poi ho comprato anche uno proprio chiaro 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 per fare dei punti luce. Allora, hanno una coprenza da media ad alta, nel senso che ce ne vuole poco per avere una coprenza lieve, ne mettete poco in più per avere una coprenza più forte. Vanno sempre fissati con un velo di cipria, quindi non bisognate di non fissarli, anche se tendenzialmente da soli si fissano. Motivo per cui vi consiglio sempre di idratare bene il vostro contorno occhi, altrimenti seccano e fanno effetto crepa. Altro prodotto ni, cioè che non mi è piaciuto tanto, però non mi sento proprio nemmeno di bocciarlo di bocciarlo, sono le tinte labbra di MAC. Vi metto i nomi nell'info box, però devo dire la verità, voi sapete che io utilizzo tanto le tinte, utilizzo tanto i rossetti opachi, i rossetti matte, ma purtroppo queste tinte qui seccano eccessivamente le labbra. Faccio una piccola premessa, perché proprio perché utilizzo tanto le tinte ho una certa tollerabilità al fatto che si seccano, ok? Cioè, nel senso, riesco veramente a tenere qualsiasi tinta labbra, anche se normalmente mi dicono tutti che secca. Queste qui seccano a me, quindi figuriamoci ad altre persone che non tollerano le tinte. Però devo dire che sono diverse. Quella che secca un pochino meno è questa qui, ed è un colore pazzesco, però all'interno delle labbra tende un attimino a consumarsi di più rapidamente rispetto a queste altre due. No, non mi sono piaciute, non ne comprerò altre. A meno che non è un colore particolarissimo, che magari lo compro per il colore, ma in realtà no, e quindi non ve le consiglio. Invece, parlando sempre di rossetti opachi, mi stanno piacendo da morire i nuovi lip matte, i nuovi rossetti di Bioniche, che sono fatti così, sono quadrati, perché sono opachi, hanno una consistenza e una coprenza veramente alta, ma cosa più importante, durano tanto e non seccano le labbra. I miei preferiti sono il 402 e il 406, a volte li miscelo anche, però quello che proprio mi fa impazzire è il 406, che è questo fucsia pazzesco, perché è un fucsia un po' più tenue, veramente molto bello. Il 406 è un colore comunque abbastanza portato, un rosso un po' poco più freddo, e durano tantissimo, tipo molto spesso esco di casa alle 8, per mezzogiorno e mezza è ancora intatto il rossetto, nonostante io abbia bevuto, non abbia fumato, però abbia bevuto, non so perché stavo dicendo questo, però abbia bevuto caffè, insomma, io durante la mattinata faccio molte cose, parlo tantissimo e durano veramente tanto. Poi un'altra promozione di queste matite qui, le Magic Pencil di Nabla, che sono, io qui ne ho due, perché quella che uso di più non so dov'è, perché la uso tanto, quindi la sposto da una zona all'altra, però queste qui che sono uscite, esisteva già una, poi hanno aggiunto altre due colorazioni, una media, no, una chiara ed una molto scura. Sono matite correttive color carne che vanno applicate sia all'interno della congiuntiva per avere un effetto un po' più luminoso della congiuntiva, sia per ingrandire l'occhio, sia nei punti strategici tipo contorno labbra, sotto l'arcata sopraccigliare. Beh, allora, all'interno della rima sono eccezionali, cioè durano forse anche di più della Chromaline, quella lì della MAC, e veramente, cioè, si asciugano, sono waterproof, sono eccezionali. Non mi sono tanto piaciute per quanto riguarda le sopracciglia, perché comunque seccano un pochino questa zona, quindi quando si vanno a sfumare bisogna prima di tutto essere molto rapidi, perché altrimenti si asciugano e diventano waterproof. Ma cosa principale, diciamo che seccano, fanno dei pallini antistetici, che non vi consiglio di utilizzarlo almeno per le sopracciglia. Per le labbra, devo dire la verità, non le ho provate, quindi, perché io non amo molto la definizione con la matita sul contorno labbra, però preferisco il correttore.
Però devo dire che comunque tutto sommato veramente sono ottime. Stoppiamoci un attimino con il make-up e parliamo di due prodotti per i capelli, questi qua, con capello annesso. Bene, Simona. Allora, Biofficina Toscana. Tin tin. Biofficina Toscana. Allora, la Biofficina Toscana mi ha mandato questi due prodotti per i capelli che tra l'altro hanno vinto anche un premio al Cosmo, prof, perché l'ho visto online. Devo dire la verità, mi sto trovando benissimo, più con uno che con l'altro, vi spiego meglio. L'olio protettivo lucidante, che è quest'olio qui, che si applica a capello bagnato, ha un odore bellissimo, un mix tra pesca, mango, non so, a me mi ricorda il mare, forse perché associo questi odori al mare. Ed è eccezionale perché non ungo il capello, infatti ha una consistenza molto molto liquida, ok? Non sembra un olio, sembra più un'acquetta. Io di solito faccio un'erogazione, la passo tra le mani e poi vado su queste qui che sono, diciamo, le mie code e vado anche un poco poco dietro col capello bagnato e poi li asciugo. Vengono lucidissimi e cosa principale non ungo il capello perché molto spesso gli oli lucidanti sono tremendi per i capelli che vanno sul grasso e quindi veramente, cioè, quando finirà lo riacquisterò perché veramente mi sto trovando da Dio. Poi mi hanno mandato anche la crema capelli ristrutturante che è per capelli rovinati, trattati e secchi. Ha una consistenza molto molto fluida, anche qui non vi immaginate il cremone, ma una cremetta scivolosa. E l'ho utilizzata 3-4 volte, il capello non si è ingrassato, per carità, però devo dire la verità, questo effetto ristrutturante, vuoi perché io comunque adesso nella parte qui frontale dovrei comunque tagliare i capelli, ma non l'ho visto, cioè forse no, non vi so dire, nel senso è un prodotto, sapete quando lo utilizzate per tante volte e non riuscite a capire se vi piace o no? Lì per lì ha lo stesso odore di questo. Lì per lì, quando poi vi pettinate i capelli, sono molto molto morbidi e vi piace, ok? Però adesso non riuscirei a dirvi mi piace da impazzire, non so se lo ricomprerò questo prodotto qui, però l'olio è eccezionale. Ritorniamo al make-up e devo fare due flop. Che a mio, diciamo, mi dispiace tantissimo fare questo flop perché stiamo parlando delle tinte labbra di Mulac. Bene, in questo video boccio due tinte labbra, cioè due marche. Allora, questa è la tinta che indosso, che è quella che ho sulle labbra, Hot Stuff, che è meravigliosa come colore, ricorda molto Heroin di MAC, veramente molto molto simile. E la boccio principalmente perché sbava negli angoli quando già dopo un'oretta che parlate con persone, iniziate a sbavare negli angoli, ma cosa principale, nella parte interna delle labbra va via. Sono delle tinte molto confortevoli, ma molto confortevoli. Questo perché hanno una consistenza veramente leggera che permette di stratificarle tantissimo. Motivo per il quale magari quando va via nella parte centrale io riesco benissimamente a ripassarla qui senza creare distacco tra la tinta appena applicata nella parte interna e quella più esterna. Si è capito quello che volevo dire? Quindi diciamo che in linea di massima io così faccio, però devo dire che non è una cosa che mi piace tantissimo. Poi boccio veramente a malincuore perché mi piaceva tanto il colore, questa qui, che è la 01 In My Birthday Suite. Perché non è omogenea come colore, anzi fa dei pallini, no pallini, delle strisciate bianche. Secondo me la formulazione che è stata sbagliata di queste tinte, non sono l'unica che ha riscontrato questa cosa perché ho visto anche online. E poi queste altre due che ho, che riscontrano più o meno lo stesso problema della viola, anche se il colore di questa qui, che sembra stupido, ma è bellissimo, è un rosso, l'old school, mi fa impazzire, è veramente bellissimo. Poi devo bocciare dei blush che mi dispiace tantissimo perché è un'azienda che mi piace a morire, voi lo sapete che mi piace a morire perché ne parlo tantissimo, però i nuovi blush di neve, purtroppo io non riesco ad applicarli, hanno una pecca principale che è il packaging, che è bellissimo. Però non balla, cioè come si dice a Napoli è bello ma non balla, perché essendo così piccolo io non riesco a prendere il fard con il pennello, cioè devo, vedete, devo fare fatica a prenderlo. E nonostante io andassi a prenderlo,
Non, no, cioè nel senso non so usarli. Io credo che il problema sia mio più che altro, perché ho tentato diversi modi, ho tentato con diversi pennelli. Con le mani riesco ancora a prelevare il prodotto, cioè faccio così, lo applico e vedete che scrive e si sfuma ed è perfetto, ma con i pennelli è una tragedia. La colazione di tutta la collezione, quelli che mi piacciono, mi sono piaciuti di più sono tre: Wednesday, Saturday e Monday. Questi tre sono i blush che mi sono piaciuti di più. E niente, questi sono i top flop. Non ne sono tantissimi perché non volevo annoiarvi, ma cosa principale, volevo farvi vedere questa collezione di Neve Cosmetics, che è quella lì delle sirene. Sono uscite due matite, due baci, queste qui, una sul fucsia e una sull'arancio. Io ho fatto questo tutorial, questo mi preparo con voi, dove utilizzo questa qui. Poi l'ho rimossa e volevo applicare Hold Stuff di Mulac per farvi vedere quanto è bello il colore, però non balla. Questa qui in realtà non l'ho mai applicata sulla mano, cioè sulle labbra, ma solo sulla mano, ed è un bel colore tenue. Mi sembra un pesca un po' grigiastro, non troppo evidente, quindi yes. Poi sono usciti questi ombrettini, che voi sapete quanto io amo gli ombretti di neve. Sì, li amavo. Voi sapete quanto io amo gli ombretti di Neve Cosmetics. Ne manca uno all'appello. Eccoli. E ci sono da varie colorazioni, anche se a mio parere due colorazioni sono molto simili, ossia Oyster e Submarine. Sono entrambi un grigio fumo. Submarine ha una percentuale di più di viola, che però non è molto evidente, quella che ho io sugli occhi. E poi c'è Oyster, che è un verde bello bosco, molto molto bello, con riflessi un po' più verdini chiari. Il mio preferito in assoluto è Jellyfish, come si pronuncia? Jellyfish, penso. Scusate il mio inglese, ma lo sapete che io non sono molto brava con le lingue. Ed che è un panna, sono dei glitter in realtà, sono dei mini mini glitter, vedete come sono? Con vari riflessi, dall'oro al rosa, sono eccezionali da applicare assolutamente anche asciutti, basta che li mettete su un altro ombretto comunque. Poi, due colori che voglio assolutamente provare, voglio vedere se domani riesco a testarli, sono questi due, ossia questo, il Coral Reef, che sapete che sui miei occhi sono bellissimi, i colori rossi, e anche il Seahorse, ossia il pesce cavallo, no, horse non è cavallo, sì, è cavallo, non facciamo traduzioni affrettate, comunque questo qui che è un rame. Non hanno fatto blush per questa collezione, però io sono contentissima perché io amo gli ombretti e vi farò sapere come mi troverò nei prossimi video. Io assolutamente posterò foto su Instagram, Facebook, sapete che se mi seguite vedete le co varie collezioni in action, sia di Neve, Nabla, insomma le varie aziende che hanno piacere di avermi come loro collaboratrice. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.